L'orologio fa male. Il mio nome è Frank Reno. Sono il direttore del programma. Benvenuti al progetto Arcobaleno. Tutto quello che vedete qui controlla il dispositivo meccanico del progetto stesso. Che cos'è? Fondamentalmente un tubo di berillio lungo alcune miglia. E abbiamo scoperto a Filadelfia che applicando energia elettromagnetica si potrebbe creare un campo di contatto all'interno del tubo che gira alla velocità della luce. Potrei cercare di spiegarvi la meccanica quantistica e le teorie dello spazio Minkowski, ma credo che vi annoierei a morte e ancora non lo capireste. Ok, ragazzi, è un'operazione come un'altra, basta tirare fuori le palle. Vado. Avanti, forza, forza. Va bene, signore. Sì. Signore, questa è l'Argentina. In futuro, per adesso, è la parte sud di un continente che si chiama Gondwana. Cosa? La montagna. È quella dove sono i disegni. No. È troppo piccola. Ah, è a placche tettoniche. Sono più di 70 milioni di anni. È erbivoro. Non è pericoloso. Ok, andiamo. Forza, ragazzi, avete sentito? Muoviamoci, femminucce! Non c'è niente qui. Nessuno ci vuole mangiare, tranquilli. Penso ce ne sia più di uno. Non c'è tempo, ci prenderanno! Fanculo, io me ne vado! Manriquez, vieni qui! Manriquez, torna indietro! Aspettate! Jones! Ruth. Cacciano sempre in coppia. Matt! Bud! Guarda chi c'è. Lo riconosci? Comandante Stark. Quanto tempo è passato? Non ci posso credere. Tutti insieme torniamo al punto d'entrata.
Prendimi la mano. Prendimi la mano? Perché non mi prendi il cazzo? Uno alla volta, entrate, presto! Manriquez, entra! Andiamo! Alfa dall'APD Air One. Air One, siamo in pericolo. Che tipo di pericolo? Piuttosto strano. Scappate! Frank! Oh mio Dio, Eric! Oh, mi sei mancato. Sono contento che tu stia bene. Come sei arrivato? Circa un anno dopo che eravate scomparsi, sono tornato indietro di 60 anni. Ho attraversato il portale, cercando di battervi sul tempo. Sono riuscito a ripristinare la linea temporale. L'ho passata quando si stava chiudendo. È incredibile, ma ce l'ho fatta! Sei un vecchio pazzo! Come vi dicevo, sono stato riportato indietro all'anno 1950. Esattamente come volevo. Cosa? Ho rimesso a punto il dispositivo. Ho cercato di correggere l'errore. Ci dovevo riuscire. Sei un grande. Bravo. Ci sei riuscito. Ormai devi restare con noi. No, non credo. Devo vivere la mia esperienza fino in fondo. Aspetta un momento, dove hai spedito il Grande Rosso? Nel mondo a cui appartiene.